Ciao ragazze, buongiorno. Nuovo video e volevo parlare in questo bella. C'ho la crocchia oggi perché siamo andati all'outlet oggi pomeriggio perché la sottoscritta doveva cercare un top da mettere per una serata che la mia società ha organizzato mercoledì. Ci ha invitati tutti al Cavalli Café da Jazz Cavalli per il compleanno del mio capo. E non che io non avessi niente da mettermi nell'armadio, ma volevo una roba elegantina che si potesse riutilizzare, che non fosse il vestito d'ufficio che mi metterò mercoledì tutto il giorno, perché poi mi cambierò ovviamente in ufficio, mi darò una rassettata e tanti saluti. E mi è presa una botta di caldo che pensavo di morire, perché va bene che non fa più caldo come prima, però all'outlet se moriva. Tra l'altro oggi sono praticamente struccato su soltanto matite e mascara, ma perché sono 2 giorni che mi sono fatta una super. Sono 2 giorni che faccio maschere e viso per equilibrare un attimo, perché lo stress mi ha rovinata, il ciclo è arrivato in anticipo pure, e quindi sono struccata con i capelli tirati su, ma tanto voi mi prendete così perché sapete che io sono la youtuber cazzara e tanti soldi. Allora, ho fatto qualche acquistino. Tra l'altro, no, adesso vedrete perché sistemerò le cose insieme a voi, visto che le ho lasciate qui. Allora, ho comprato qualcosa della Mermes Collection di Nabla e non avevo voglia di comprare tutti gli ombretti, anche se in realtà volevo guardare la voglia, però volevo la palettina, quindi comunque ho ordinato 3 cialdine e poi mi sono presa la Liberty Six, che quanto mi piace. E che cialdino ho preso? Che cialdino ho preso? Adesso le metto a posto insieme a voi, così almeno domani, da domani mattina le posso usare. Ho preso Sugar, che è questo bellissimo rosa chiarissimo. Opla. Questo, del quale magari faccio anche uno sbocciolino. Mi piaceva perché è un colore molto chiaro e mi piace l'idea che possa andare a fare un po' da illuminante via discorrendo, anche volendo sul viso. Secondo me ci sta, adesso poi vedremo. Non sono neanche convinta di aver comprato soltanto questo, in verità. Poi ho preso Juno Moon. Tra l'altro la mia amica Rosa ne ha comprati di più e io sono curiosissima di vederli da lei perché, beh, questo cioè non potevo non comprarlo, è proprio uno di quei colori wow che a me piacciono tantissimo, mi fanno impazzire, sono le tonalità che piacciono a me. E l'ho comprato in realtà perché mi sarebbe piaciuto usarlo insieme a Sugar. E poi ho comprato Cleo, che è quell'oro Cleopatra che quando l'ho visto, tra l'altro io ho visto gli swatches da Chiore, la youtuber, no? E questo è Cleo, un altro colore wow, cioè super pazzesco, che forse quello che si perde un po' di più è Sugar, non sono proprio tanto convinta di quello, però alla fine insieme stanno benissimo e sono molto contenta. Non è detto che magari non decida di fare qualche altro acquisto, per adesso sono a posto così, ma chi lo sa, non mi ricordo neanche più fin quando saranno in offerta. Comunque, niente, questa è la Liberty Six la conoscete tutti. Tra l'altro, ieri nella ricerca di una cosa ho scoperto di averne lì una vuota che utilizzerò. Io la trovo adorabile questa qui di questa collezione. E tra l'altro, io qua sul tavolo ho sempre la mia Liberty 12 con tutte le cialdine che uso di più perché lo sapete che a me Nabla piace tantissimo, è un brand che adoro e del quale non si può fare a meno. Poi sono andata da H&M venerdì, ho fatto questo pellegrinaggio per cercare qualcosa da mettere. Tra l'altro la luce è una merda, ma va bene. E aspettate un attimo, che voglio vedere una cosa. Vediamo se riesco a non buttare giù niente perché cioè, qui c'è tutto un equilibrio, è tutto un equilibrio sopra la follia, come direbbe il Bombasco, ma vabbè. Niente, volevo vedere una cosa ma non riesco. Sempre peggio, ok. Sono andata da Kemmen alla disperata ricerca di qualcosa da mettere mercoledì, sempre per il solito discorso, non è che sono senza vestiti, però vabbè. A me piacevano tanto le culottine di H&M perché le lavi, le stralavi e c'erano gli scontini, quindi mi sono buttata anche sulla lingerie super sexy. Ho detto vabbè, sono sempre acquisti, chi se ne frega, se
se dobbiamo farla questa figura di merda, facciamola. Semplicissime. E adesso sapete anche che mutande porto in caso che vi dovesse interessare. Poi qui c'è la cartolina della Mermaid di Nabla che mettiamo lì. È arrivata una cosina da AliExpress e sono i due ombrettini della Colourpop, questi qua. Mi sono arrivati in circa 20 giorni, sono stati super mega extra veloci e sono super super soddisfatta. Solito pacchettino con le bolline. Tra l'altro, secondo me sta cambiando delle cose per quel che riguarda la politica degli invii. Devo mettere tutto in un sacchettino, fare un po' di spazzatura, perché ho visto che molte delle mie cose sono partite da Istanbul. Sai il cavolo. Allora, questi qui sono durissimi da tirare fuori, quindi io li spingo sotto perché è una tragedia. Questo qui si chiama I Love This 6A03. È questo colore qui, bellissimo. Ah, faccio una cosa che ho visto fare a Lucy Medici. Lui si sostiene che gli ombrettini andrebbero provati con sotto un primer e magari con un pennello. Ora io spalmo tutto il primer qua e poi vediamo, ci vediamo sopra l'ombretto. Ok, questo è questo ombretto qui con il primer sotto. Una velina, please, please. Casca tutto. Una velina, please. Sono una sgarruppona. E poi vi faccio vedere anche l'altro, che anche lui è un colore bellissimo. Tra l'altro, vi dico, non solo sono arrivati anche presto, perché comunque ci ho messo circa 3 settimane, ma sono anche scriventi, almeno così sembra. Poi bisogna vedere anche lì. Questo colore qui, questo si chiama Animal. E questo è lo sboccettino. Ora, per fare come dice la buona Lucy, prendo un pennellozzo, che può essere anche questo, e prendo un po' di ombretto. Più che altro volevo capire se erano farinosi, perché con il pennello secondo me perde un pochino, nel senso, vedete, rimane un pochino più sfumato. Anche se vabbè, tra l'altro sto facendo disastri perché sto andando giù come ripassato. Comunque non è male. Alla fine della fiera penso che li ho pagati tipo 1,20 € l'uno, non è che. Poi prendo un altro pennellozzo che può essere questo, controllo che sia pulito, e prendo questo qui che è I Love This. Faccio il giro. Questo qui sì, rimane un pochino più chiaro, vedete, rispetto a quello che era con. Però vabbè, anche lì dovrei fare un test fatto come Dio comanda e capire com'è il colpo. Li testerò e vi saprò dire. Tanto ne ho ordinato, mi sembra ancora uno che sta arrivando. Tra l'altro sta arrivando anche la peach, la palettina, la pesca di Too Faced, che io non, vi dico la sincerità, originale non l'avrei mai comprata perché a me piacciono solo quelle al cacao, però visto che lì costava tipo 10 euro, ben pensato che comunque sono belli, sono sfumabili. Ok, poi allora oggi sono andata, come vi dicevo, all'outlet, anzi no, facciamo ieri. Ieri sono andata da OVS. E da OVS ho comprato in saldo solo questa t-shirt. Lo sapete che io ho la mania delle t-shirt. Questa con il teschio, vedete, con il teschio messicano. Questa veniva 7 euro da 9,90. Non è un super mega risparmione, però la t-shirt era bellissima. L'avevo vista con Sara, mi era piaciuta tanto e ho deciso che me la sarei portata a casa. Non dico a tutti i costi, ma comunque la volevo moltissimo. Poi, come vi dicevo, oggi sono andata all'outlet a cercare, ma sto facendo tutto, a cercare qualcosa da mettermi mercoledì, e sono entrata da Twinset Simona Barbieri.
Allora, a prescindere che non sapevo esattamente cosa stessi cercando, alla fine ho trovato una cosa che mi aggradava parecchio, perché è un top di questo colore che non vi saprei neanche definire, ma comunque va bene lo stesso. Un top fatto così. Ora aspettate che vedete, non so se si vede. In buona sostanza rimane, vedete, qua rimane chiuso tramite questo laccino. In realtà qui sotto rimane trasparente, vedete. Ok. Ora visto così sembra un po' una cagata, poi in realtà è indossato, è molto carino. E questo qui veniva da 59, era passato 39 e poi 24, questo marroncino. Tra l'altro carino è che anche dove c'è la marchietta c'è il cuoricino di plastichetta, e dietro ha il suo marchio Twinset qua, cucito, vedete? Non so se si vede. C'è scritto Twinset. E quindi niente, ho preso questo qui, e siccome rimaneva un tantinello troppo scollato, a prescindere da tutto, sono passata anche da Intimissimi, Calzedonia, a cercare qualcosa da metterci sotto, e ho optato per la classica canottina di Intimissimi, questa qui che ci sta sotto. Tra l'altro ho fatto anche delle foto perché ho provato tutto in camerino, tutto l'insieme, ed è molto carino. Questo qui rimane sotto, fa un po' effetto nude, e almeno evito di andare in giro con le zinne de fora. Perché, come si dice, è vero che vogliamo tutti un aumento di stipendio, ma magari ce lo facciamo dare per meriti e non per taglie. E quindi questo è quanto. Poi sono passata da L'Oreal. Sapete che all'outlet c'è L'Oreal, e la canottina costava 6,95 euro. E da L'Oreal ho comprato lo shampoo secco della Fructis Garnier, l'Instant Fresh, questo qua, che stava a 3,10 euro. Vedete? Tra l'altro all'outlet di Serra Valle Scrivia hanno 3,10 euro, vedete? Hanno anche essi, non avevano dei colori che piacevano a me, e io avevo deciso di non comprare niente. La luce va e viene, dovete pigliarmi come. Poi c'erano questi rossettini qua a 4,90 euro. E mentre ero lì ad aspettare, io ho sentito tutta la spiega della ragazza, e il rossetto più su, che tra l'altro è rimasto anche abbastanza lucido. In realtà, vedete, adesso l'ho ripassato, è rimasto un pochino più matto. Dovrebbe essere matte, infatti se lo ripassate è matte. E il rossetto che ho su, vi faccio uno swatch così alla volée qua. Tra l'altro sono un po' perplessa da sto pennellino, che ancora non ho capito come si usa, tutto mezzo storto così, ma vabbè. E il colore è questo qui, è un bellissimo rosso fucsia, insomma i colori che piacciono a me, e si chiama 405 di Bigger the Better. Come si vede, ok. Allora, l'ho messo su oggi, non ho idea di come sia, devo ancora capire anche come si stende, però di suo sembra carino. Poi vediamo, stiamo lì a vedere com'è, come non è. Adesso vi metto qui il mio bello sciampone seccone. Devi andare, però sapete che io non resisto quando vedo dei rossetti, mi si arricciano le sopracciglia, che non sistemo mai perché non me ne frega una mazza. E niente, questi sono stati i miei acquisti super di questi giorni, di oggi, di giri vari che ho fatto. Intanto butto via un po' di roba perché qua c'è un casino della Madonna che non ce la possiamo fare. Sono una solita sgarruffona, faccio un casino mondiale, ma devo farlo, se non lo faccio adesso non lo faccio più. Che dire, niente, non penso di comprare altre cose con i saldi, anche perché mi vorrei tenere i fondi per le vacanze, perché vorrei andare a Barcellona e al Corte Inglese c'è Kat Von D, quindi vorrei riuscire a comprare qualcosa di Kat Von D. Però insomma, volevo fare quattro chiacchiere e fare un video haul come fanno tutte le fighe, perché io se no di video non ne faccio mai. Ho anche montato il video della spesa, ma devo ancora caricarlo. E niente, il rossettino è questo qui,
Il colore è molto bello, anche se poi in realtà voi ci passate le labbra sopra, diventa matte e poi dopo si rillumina. È carino, non ho ancora idea sulla, della durata perché, vi dico, me lo sono messo per fare il video perché prima l'avevo tolto. E niente, io vi lascio all'ultimo. Vi lascio al prossimo video. Lasciatemi un commento se vi va. Lasciatemelo anche se non vi va. Scrivetemi se non vi va. E vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!